La Viareggio Cup la vince il Beyond Limits, va in Nigeria per la prima volta nella storia, in una realtà, ad una realtà africana. Grande lavoro di Mister Olumide, che tra l'altro diversi anni fa fece molto bene con l'Alex Transfiguration, alta realtà nigeriana. Quest'anno vittoria strameritata anche in finale. Adesso parliamo del match, però percorso netto, tutte vittorie e grande meriti a questa squadra che si è rivelata la più forte del torneo. Tra l'altro è arrivata qui battendo lo Jodu City in semifinale, Brazzaville che invece aveva eliminato il Mavlon, altra realtà nigeriana, ed è stata una finale tutto sommato a buoni livelli, con tanti giocatori interessanti, e adesso è giusto parlarne. Allora, vittoria, come dicevo, meritata, un Beyond Limits che ha dimostrato comunque di saper giocare la palla, perché ha costruito abbastanza da dietro, cercando di palleggiare con Abdullahi, il numero 4 che si abbassava, però poi verticalizzava bene, soprattutto sugli esterni, dove a sinistra c'è uno sviluppo laterale, quindi due calciatori, Isaac soprattutto, e poi si alzava molto Adio. Sulla destra restava un po' più bloccato Ogunii, però c'era il numero 7 che comunque spingeva, aveva grande velocità. Un Congo, o meglio un Brazzaville, che ha lasciato costruire nei primi minuti il Beyond, per fare densità in mezzo al campo e sfruttare le ripartenze e la velocità degli attaccanti, che comunque hanno grande velocità. Ecco, devo dire Brazzaville che ha messo molto in difficoltà il Beyond con questa palla alle spalle del terzino, comunque della difesa, per sfruttare la velocità e le qualità fisiche di Vumba, che però poi non è, diciamo, servita in termini di efficacia e di concretezza. Tra l'altro, Beyond azzona sui calci d'angolo, mentre il Brazzaville una zona mista, fondamentalmente, partita anche contraddistinta dalla pioggia. E come detto, fin dall'inizio è il Beyond ad amministrare la gara, sviluppando molto bene sugli esterni. Un Brazzaville bravo a chiudere gli spazi, ma che subisce poi il gol dell'1-0 al 18esimo, nato da una grande azione sulla sinistra, con questo passaggio in verticale di Adio per Isaac, che la crossa in mezzo, dove arriva sul primo palo Arieri a fare il gol dell'1-0. Grande gol, grande movimento e vantaggio meritato. Devo dire ottima la reazione del Brazzaville, che ha subito avuto un'occasione clamorosa con Ayel Vumba, il numero 7, praticamente tutto per tu con il portiere sprecata. E poi è bravo il Beyond ad aver resistito, diciamo, nel momento di maggior pressione del Brazzaville, a fare il secondo dopo pochi minuti, chiudendo un po' la partita. Tra l'altro, azioni in ripartenza, stavolta sulla destra, con Ogunii che arriva al cross, deviazione sfortunata di Mafulu che si fa così autogol, e partita che, come detto, va sul 2-0. Una fase, come detto, in cui il Brazzaville aveva reagito anche bene, un Beyond che ha continuato a fare la sua partita, a costruire dal basso e a difendere molto alto. Come detto, grandi meriti a mister Olumide anche per i principi di gioco: squadra che difende alto, che lavora con i centrali in anticipo, che comunque ha dimostrato una buona lena in fase difensiva, nel difendere di squadra e nel concedere fondamentalmente poco. Tanto palleggio anche nel finale di primo tempo, un po' meno verticalità. In questa fase è subentrato un po' una fase di gestione, diciamo. Un Congo che ha, o meglio un Brazzaville che ha chiuso meglio, diciamo, la prima frazione di gioco, senza però riuscire a concludere in maniera efficace. Nel secondo tempo cambia poco in termini tattici, il Beyond continua a palleggiare dal basso, sbagliando qualcosina in più dal punto di vista tecnico, in quanto il Brazzaville ha pressato con maggiore intensità, con maggiore decisione per poter rimettere in piedi la partita. Però fondamentalmente, a parte qualche contrasto vinto, poi le occasioni sono state poche. Tra l'altro, il Beyond in questi primi 20 minuti ha scambiato anche gli esterni alti per dare un po' più di, diciamo, imprevedibilità, e comunque le sue occasioni le ha avute: una clamorosa con Arieri al 79esimo su cross di Ogunii, ma diciamo
la traversa ferma l'attaccante nigeriano, e poi ancora una volta all'85esimo, altra occasione clamorosa per il numero 16 che poteva fare il terzo gol, ma non ci è riuscito. Un finale, devo dire, in cui il Biond ha gestito abbastanza bene. È vero, il Brazzaville anche con i cambi ci ha provato ad alzare il baricentro, a comunque recuperare più palloni, però Biond che ha gestito bene, cercando sempre la costruzione, per poi sì, magari verticalizzare sulle punte anche con lanci lunghi, però lo ha fatto in maniera efficace e riuscendo ad amministrare bene contro un Brazzaville che ha attaccato a folate, che ha avuto un'occasione con l'engomba verso il 90esimo, dall'altro ha sviluppato molto più a sinistra nel finale, però ripeto, ha avuto poi concretamente poco per poter aprire una gara che il Biond ha stra meritato. Occasioni pericolose 4 a 2 per quanto riguarda le formazioni. Beyond Limits con in porta Aputasiem, Ogunii, Iboro, Dicco, Adio, Ogundare, Abdullahi, Kole, Adegboyega, Arieri e Isaac. Brazzaville con Bonazzebi in porta, Nganda, Mafulu, Lebo, Nzau, Vumba, Punga, Mbeke, Mvumba, il fratello, Nzebele e Moussavou. Tra l'altro, ecco, andiamo a concludere un po' il discorso sulla partita, poi volevo fare un piccolo inciso sulla competizione. Per quanto riguarda la partita, vi ricordo diversi giocatori interessanti. Devo dire, si sono messi sicuramente in vetrina, vari calciatori in questa partita. Se penso al Brazzaville, i fratelli Vumba, molto bene, il numero 10 che ha grande qualità, che ha grande velocità, imprevedibilità. Spesso ho provato questi filtranti che possono essere pericolosi ed è tra l'altro un calciatore molto giovane, classe 2007, così come anche il fratello che, come detto, è un esterno, il più pericoloso della squadra nell'attacco alla profondità alle spalle di Adio. È anche lui molto interessante e ve ne riporto ben 4 nella formazione nigeriana. Ovvero il difensore Dicco, che mi è piaciuto tantissimo, è un 2006 e lavora bene con il baricentro alto perché cerca spesso l'anticipo, perché è aggressivo, ha coperto anche abbastanza bene, diciamo, alle spalle del terzino quando spesso il Brazzaville ha tentato questa palla alle spalle e ha dimostrato di saper sicuramente difendere con grande attenzione. Molto bene Abdullahi, che mi piace tantissimo perché imposta l'azione con qualità. È un 2005, vi ricordo, ma soprattutto lotta tanto a centrocampo e spesso recupera anche palla. Molto bene anche Ogunii, grandissimo lavoro in fase difensiva, nell'uno contro uno ha tenuto benissimo il classe 2007, poi si è anche proposto spesso in avanti, con grande corsa, e poi la punta di diamante, Arieri, attaccante di altissimo livello, molto, molto alto, bravo sui cross alti e anche in area di rigore ha dei movimenti importanti e comunque ha chiuso la competizione con 5 gol realizzati, per cui abbastanza bene. Parlando proprio di marcature, si è chiusa quindi questa Viareggio Cup, ne abbiamo parlato comunque, devo dire, in maniera abbastanza importante. Ha vinto la palma di capocannoniere Ibrahim dell'Ojo Edo City con 10 gol, a seguire Agada del Mavron con 8 e poi Moussavou proprio del Brazzaville con 6. L'unico italiano, anzi due italiani a quota 4 che sono Di Paolo del Torino e Bianchi della rappresentativa che purtroppo poi si è fatto male dopo poche partite. Comunque, questo è un po' il discorso sulla Viareggio Cup. Si conclude qui uno dei primi tornei primaverili a livello giovanile che seguiremo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, regà!